dal copione allo spartito. L'ultima provocazione di Carmelo Ben. Non è Humphrey Bogart che ha dimenticato il feltro a Casablanca o si è fatto tingere di nero l'impermeabile. Chi passeggia in un altro mito è Carmelo Bene e lo fa proprio come il vecchio Boogie, con quella tristezza antica, da indio perseguitato e maledetto, e con quel gusto per la solitudine, quel disprezzo verso la vita. Carmelo ha spogliato i campielli, ha scaraventato in laguni saggi, ha reso deserta anche l'aria. È venuto a Venezia per ritrovare il tanfo agrodolce delle fucantine, quando lui portava i calzoni corti, rubava la marmellata nella credenza del teatro ufficiale già afflitto dal diabete. Non benediva, ma malediva. Splendido gangster anni 30, dalla pipì sin troppo facile. E ricordate quando un suo comico la fece sulla testa di un ambasciatore? Adesso, dopo molti anni, sale verso la felice. Vuole stabilire un nuovo rapporto d'amore con la musica, confrontare l'orchestra che ha in gola, una partitura sterminata di note che si inseguono prima di azzuffarsi, con l'altra, quella vera, quella ufficiale, flauto contro flauto, insomma. Chi insegna agli attori a usare la voce in un certo modo? No, oggi nessuno. Nessuno, eh? Sai, oggi nessuno, perché anzitutto l'attore italiano trascura il verso. Cioè l'endecasillabo, l'ottonario, il decasillabo, il quinario doppio, non sanno cosa sia, un senario, cos'è. E di conseguenza si è persa, si perde anche nelle accademie, sono fasulle. Non parlo di dizione, di ortofonia, no, si è perso proprio il suono. Ecco perché, per esempio, il Vittorio nazionale, sì, Vittorio, il nostro amico, Vittorio Giovane Alfieriano, era già una certa lezione quando lo si attaccava la sua voce nasale, la sua voce così. Non è vero, Vittorio era l'unica persona che da aver avuto un minimo di nobiltà a suo tempo sulla scena, sì, col suo tabarro, no? Col suo faraiolo, benissimo, benissimo, cose anche se vuoi alfieriane, quindi sacrosante, oppure nella Delchi, però la sua, perché veniva attaccato? Perché cantava, si dice. E invece no. Perché metteva la voce in maschera. Esatto, lui appoggiava la voce in maschera, sì, per non perderla, e infatti sentiva lui, mentre dei tromboni che gli stavano accanto non si sentiva nemmeno nella prima fila. Quindi, una certa nobiltà proprio di non accettare la recitazione del tout court, ma del poggiare, di battere bene una metrica. Si aggira tra gli strumenti con la sua aria levantina, orientale, turca, da cittadino dell'Islam, nato a Lecce, ma davanti a Otranto 43 anni fa. Mauro, perché c'è? Mauro Contini, direttore di scena, perché c'è l'interruzione? Per favore, io vorrei il soprano e il contralto con luci autonome. Cioè isolati. No. Singole luci. Tenore ha una luce. Soprano non deve usufruire degli spiragli del tenore. Benissimo, allora quello del soprano va puntato più a cappello o da terra, da mezzo, diversamente. Mi spiego? Allora dai una pausa. Ha deciso per questo Manfred di Byron e Schumann, che interpreta con la direzione di Piero Bellugi e la collaborazione di Lidia Mancinelli, di calarsi in una notte appena ferita dalla luce. Soltanto luce e suono. Solo la piano per gli acciaio. Quelli che a un certo punto sostituiscono. Contro luce sono le pareti bianchi. Bianchi? Io ti ho dato lo stesso. Il rosa e l'acciaio, no. Tutte e due. Non guizza il controluce. Tu lo vuoi bianco proprio? No. Quindi fai 17-17, no? Mm. Capito? Vabbè, invece della 50 che c'è, ci metto la 17. Esatto, e mentre davanti la tieni scura. E là davanti è il modo che c'hai il raggio. C'è un'incidenza maggiore che sotto, capito? Ecco, togli. Non ti dico niente perché sennò ti sta male. No, neanche.
misteriose forze. Vorrei presenza, per cortesia, molta, molta, molta. Fammi giocare con gli aloni, fammi giocare. Roberto, alzami. Dai, alzami sta cazzo di spie. Che non sentendomi, non mi... Ecco, poi dopo ve le cambio con delle 100. Già, la voce magica e misteriosa. Esiste uno stregone per curarla e uno scrigno per custodirla? Prima che un ladro la rubi, meglio portarla a spasso per la laguna. Tra quei merletti che assomigliano troppo ai filati di un tenore di grazia, per piacere al nostro amico che, come vedremo, ama il leader senza languori. In frac e in gondola, chi gli staccherà i cavalli marini come un tempo avrebbero fatto alla Malibran, una signora di queste parti che di voci se ne intendeva anche lei? Carmelo ha finito. Va a bersi la sua ultima coppa di champagne in un glorioso caffè veneto dove alcune damazze incipriate sognano che appaia Thomas Mann a servir loro un bicchierino di Alchermes.